2.500 firme a sostegno di una petizione lanciata dal Comitato Rive Pubbliche di Venezia per la rimozione del pontile in legno fissato in Rio Priuli a Cannaregio a ridosso di una scalinata indispensabile alla comunicazione tra la viabilità acquea e quella di terra che per i residenti in centro storico è servizio fondamentale. Questi spazi spesso vengono chiusi o ultimamente occupati da passerelle di alberghi o di privati, sono come dei passi carrai, per capirci, che vengono occupati da privati, ma un passo carraio non può essere chiuso e quindi ci siamo costituiti come gruppo di cittadini in difesa, diciamo, delle rive pubbliche. Nel caso oggetto della petizione, il pontile rende inagibile metà riva pubblica, denunciano i cittadini. È un'evidente, diciamo, occupazione con un pontile privato di un albergo che finisce sopra la riva pubblica. Quella è l'unica riva pubblica per carico e scarico delle merci, delle emergenze, dei pompieri, delle ambulanze per i malati, che serve quell'area. Ma c'è di più. Come testimonia la documentazione fotografica inviata in redazione del Comitato Rive Pubbliche, quel pontile è stato fissato bucando l'antica pietra di Istria, pratica vietata e fuori legge a Venezia. Non abbiamo niente che l'albergo abbia una passerella sulla porta d'acqua, ma non che finisca sulla riva pubblica, che è un passo carraio per l'attività quotidiana. La petizione consegnata in comune è rimasta fino ad ora senza risposta. Contestualmente il comitato ha inviato una segnalazione alla sovrintendenza dei monumenti di Venezia perché le scalinate fanno parte del paesaggio della città e non possono essere chiuse, occluse o occupate da nuovi manufatti.